Salve cari amici, questa è la rassegna stampa di oggi 7 marzo 2018, è la seconda edizione di oggi. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da R7 Saiuz e Pianeta Oggi TV. Elezioni, Di Maio scrive una lettera alla Repubblica. Dice: tutte le forze politiche siano responsabili. No a teatrini. Il leader 5 Stelle ha scelto di inviare al quotidiano storicamente vicino al Partito Democratico una lettera rivolta agli altri partiti politici. Nel testo sono ripresi anche alcuni concetti che già aveva espresso durante la prima conferenza stampa dopo il voto. È iniziata la Terza Repubblica, ha detto ad esempio, ma ha anche aggiunto: il voto ha ormai perso ogni connotazione ideologica. Mario Balotelli contro il senatore leghista Iwobi, dice vergogna. Salvini risponde: non mi piaceva in campo, ancor meno fuori. Sul suo profilo Instagram, l'attaccante del Nizza, che negli stadi il razzismo lo ha conosciuto con i bu e le banane che gli piovevano addosso, critica aspramente Iwobi. Forse sono cieco io, oppure non gli hanno detto che è nero. Il senatore ha detto: preferisco ignorarlo. Elezioni 2018, i seggi in più del Movimento 5 Stelle in Sicilia assegnati in altre regioni, ma il posto al Senato resta sub judice. Sull'isola i pentastellati hanno conquistato 53 parlamentari, ma hanno solo 49 candidati da eleggere. E la soluzione la fornisce la norma che assegna i posti rimasti vacanti ai candidati della stessa lista, ma di un'altra circoscrizione. Più complessa la questione del seggio di Palazzo Madama, che potrebbe anche andare a Forza Italia. Lazio, a Zingaretti manca un consigliere per governare. Il Movimento 5 Stelle apre un'intesa, ma il PD è tentato dal mini Nazareno. Per via della modifica della legge elettorale e del successo risicato su Stefano Parisi, il presidente riconfermato può formare la nuova giunta, ma non ha la maggioranza, potendo contare soltanto su 25 consiglieri contro i 51 totali. Il grillino Porrello ha detto: qualora Zingaretti volesse aprire un dialogo con noi, si vedrà su che basi. Ma i Dem considerano più solida l'ipotesi di offrire la presidenza del Consiglio a Palozzi di Forza Italia per avere in cambio la fedeltà di Tre Azzurri. La fibra, nel dubbio di un governo ostile, Telecom accelera i suoi piani per la rete. La sconfitta del PD di Matteo Renzi e del PDL di Silvio Berlusconi, con l'incognita del nuovo governo, avrebbero dovuto suggerire un attimo di riflessione al management, che invece ha tirato dritto, segno che si vuole portare a casa un risultato importante prima del cambio di guardia a Palazzo Chigi. Cari amici, con questo è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da R7 Saiuz e Pianeta Oggi TV. Buon proseguimento con la programmazione.